da Rosicella a Santo Salvatore. Noi stiamo facendo le roselline per fare le coroncine per San Salvatore. La coroncina è questa che addobba la croce proprio sul ceppo che è posto sul sagrato della chiesa di San Salvatore. La chiesa di San Salvatore ad Uras risale al XII secolo, anche se venne completamente ristrutturata nel 1690. E sorge proprio nel luogo dove si tenne la famosa battaglia di Uras, in cui Leonardo Alagon sconfisse il viceré aragonese Niccolò Carroz. Lo taglio. Poi lo giriamo così. Scusa. E facciamo il petto. Prende i fili di ferro, si fanno arricciare, si tagliano prima le forme delle foglie per le roseline, per fare i petali, e poi piano piano si prende il fili di ferro e si infilano, si mettono dentro e si fa la rosellina. Che tipo di carta è? Cresta. Quindi i fiori sono rose, Ices? No, i fiori sono di tutti i colori. No, non i colori. Sono le rose. Rappresentano rose. Sì, diventano rose. Oh, perché le rose? Perché è un'usanza fare le coroncine. Potrebbe essere un altro fiore o soltanto con le rose. Rose. Invece di fare altri fiori sono state sempre rose. Vero, Clorinda? Sì, sì. Siamo alle ultime fasi della lavorazione. Nei prossimi giorni verranno poi sistemate sulla croce, sul ceppo che abbiamo visto prima, e dureranno praticamente sino alla prossima festa di San Salvatore. Si tratta quindi di un voto che viene sciolto in questa occasione, e si ripete ormai da decenni, almeno da quanto la memoria possa ricordare delle persone che mantengono questa tradizione. Con questo abbiamo finito, ma speriamo di poter illustrare presto altre tradizioni locali. Arrivederci a tutti.